Per noi qui Rossano è un punto di riferimento, un punto in cui tantissimi ragazzi e ragazze ambiscono ad arrivare, ad ottenere i risultati che lui ha ottenuto e che sta ottenendo adesso. Questa è un'evoluzione tecnica del singolo, di un costruttore italiano che affianca da molti anni il canottaggio azzurro. Sono scafi molto performanti che richiedono però una tecnica piuttosto raffinata. Il singolo che vado a sostituire era sempre di fabbricazione di questo cantiere, aveva però una soluzione dei bracci, questa diversa da quest'ala, da questa sorta di boomerang che si vede in carbonio. Si chiamano scalmi, dove si attaccano di fatto i remi e che trasmettono poi la forza dell'atleta. Questa variante è una soluzione nuova adottata negli ultimi anni, che si vede anche nelle barche multiple. Questa sembra la formula più performante, quindi sarà una bella sfida cercare di entrare in sintonia con questo nuovo scafo per poter essere comunque veloce sull'acqua. Canottieri di Padova è nata 103 anni fa, più o meno. È una società storica di canottaggio e di altre discipline. Sono fiero di questa società perché ho iniziato anch'io a remare qui alla Canottieri di Padova a 12 anni. Azzurri, Piero Carletto, che è stato il mio compagno, Mauro Faggia, un atleta storico, Massimo Forin, e poi comunque abbiamo delle nuove leve, in Cardaioli, la Federica Menegatti, che si stanno dedicando assolutamente a noi e alla società per portare avanti i nostri colori.